Ciao ragazzi, allora riprendiamo la nostra lezione sui poligoni. Dunque, che cosa sono i poligoni? Ormai dovremmo averlo capito, quanti sono i lati, i vertici e gli angoli interni. Iniziamo a scoprire qualcosa di più sulle figure piane, cioè di due dimensioni. Allora riprendiamo il concetto. Un poligono è una figura piana, cioè una parte di piano delimitata da una linea spezzata chiusa. Impara a dare il nome a ciascun poligono. Scopri qualche interessante proprietà. Allora, rivediamo. Un poligono è una figura delimitata da una linea spezzata chiusa. Eccola qua. In un poligono riconosciamo diversi elementi. I lati. Questo, questo, questo. Quelli che sto passando io. Sono tutti i segmenti che compongono la linea spezzata. I vertici. Sono gli estremi dei segmenti, cioè i punti d'incontro dei lati. La superficie interna è la parte di piano che è delimitata dalla linea spezzata. Gli angoli interni sono la parte di piano delimitata da due lati. Questo lato e questo lato formano questo angolo interno. Questo lato e questo lato formano questo angolo interno. Un poligono, ecco importante, anche se l'avevamo già capito, ma riprendiamolo: ha lo stesso numero di lati, angoli e vertici. Se un poligono ha quattro lati, ha anche quattro vertici, quattro angoli interni. Quindi, vediamo questo poligono: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 angoli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vertici. Ok. Prendiamo un quadrato. Allora, il quadrato: quanti lati ha? 4 quindi è quadrilatero. Quattro, quanti angoli ha? 4 quindi è quadriangolo. Quanti vertici ha? 4 quindi è quadrivertice. Classificazione dei poligoni. Tanti lati, nomi diversi. Andiamo a vedere un po'. Triangolo, tre lati, tre vertici, tre angoli. Quadrato, quattro lati, quattro vertici, quattro angoli. Pentagono, cinque lati. 5 vertici, 5 angoli, esagono, 6 lati, 6 vertici, 6 angoli, etagono, 7 lati, 7 vertici, 7 angoli, ottagono, 8 lati, 8 vertici, 8 angoli e così via. Quindi i poligoni hanno nomi diversi a seconda del numero dei lati e quindi del numero di angoli. Triangolo, 3 lati e 3 angoli. Quadrilatero, quattro lati e quattro angoli. Se ha quattro lati uguali allora è un quadrato. Pentagono, cinque lati e cinque angoli. Esagono, sei lati e sei angoli. Ettagono, e così via. Qual è un quadrilatero che non è un quadrato? Ma certo, il rettangolo non ha tutti i lati uguali. Andiamo a vedere questi quadrilateri particolari, che poi studieremo approfonditamente. Questo, che è un quadrato un pochettino storto. È il parallelogramma. Questo è un rombo, anche questo è un quadrato, quadrilatero particolare. Guardate, sono tutti quadrilateri, quattro lati, quattro vertici, quattro angoli. Quattro lati, quattro vertici, quattro angoli. Anche qui questo si chiama parallelogramma e cominciamo a osservarli bene. Rombo, rettangolo, quadrato, trapezio. Il conosceremo poi un po' alla volta. Vediamo un po' il parallelogramma. Ha i lati paralleli. Questo è parallelo a questo, questo è parallelo a questo. Parallelogramma. Eh. Il rombo è un parallelogramma con tutti i lati uguali. Quindi ha tutti i lati paralleli. Questo con questo, questo con questo, ma sono anche uguali. Il rettangolo. È un parallelogramma che ha tutti gli angoli a 90° gradi e ha i lati paralleli a 2 a 2. Questo è parallelo a questo, questo è parallelo a questo. Il quadrato, beh il quadrato lo conosciamo già, tutti i lati uguali, tutti gli angoli uguali. E questo invece è un po' particolare. È il trapezio, che è un quadrilatro, ma solo due lati paralleli, questo e questo. Gli altri due invece non sono paralleli molto bene. Allora, andiamo a fare queste due attività sul quaderno. Disegna qualcosa di forma triangolare, disegna qualcosa di forma rettangolare. Poi, scrivi all'interno di ciascuna forma il suo nome. Disegna gli angoli interni di questo poligono in blu, evidenzia i lati in verde e i vertici in rosso. Colora la superficie solo degli esagoni. Ok, invece per fare questa attività, io direi di fare in questo modo. Completa la scheda disegnando i poligoni corretti. Allora, cercate in casa delle scatoline, dei contenitori, eh, che su un lato, eh, che, su, in, nei quali uno dei lati ha forma triangolare, quadrilatero, di pentagono, esagono, cercate, magari sono dei profumi, li appoggiate sulla superficie del foglio e tracciate il contorno. Un triangolo, un quadrilatero, un pentagono, provate quelli che trovate ovviamente. Perché per disegnare correttamente queste figure: pentagono, esagono, etagono, ottagono è più complicato. Se avete in casa delle scatoline particolari, dei contenitori, delle boccette di profumo, le appoggiate, tracciate sulla superficie uno dei lati vi viene una figura piana. Provate così, cercate in casa anche qualche cosa. Andiamo adesso a fare un piccolo esercizio di giochini, poi riuscirò a passarveli, ma non subito. Perché stiamo creando delle classi virtuali nelle quali poi li troverete. Adesso li facciamo assieme in questa maniera. Cosa sono i poligoni? È ora di ripassare tutto con gli esercizi del primo livello. Riscaldati per la verifica. Primo esercizio, osserva le immagini. Quali da questi sono poligoni? Osserviamo. Dunque, questo linea spezzata chiusa, sì, mm, no, direi di no. Questo è, ma non è chiusa. Questo sì. Vediamo. Continua. Vediamo se superiamo il livello. Sì, tutto giusto, vedete, sono diventate verdi le figure. Poi sotto mi riporta la spiegazione. Un poligono delimitato da una linea spezzata chiusa. Infatti sono giusti questi poligoni. Proseguiamo con l'esercizio successivo. Osserva il poligono in figura, quanti lati ha? Mm. Contiamo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quanti lati ha? O giusto! Il poligono disegnato nell'immagine ha 8 lati, si tratta di un ottagono. Continua. Completa la frase un poligono in una figura piana delimitata da una linea. Ma certo! spezzata chiusa continua giusto un poligono una figura piana delimitata da una linea spezzata chiusa una figura delimitata da una linea curva intrecciata o mista non è un poligono continua ultimo, ultima attività del livello 1 si chiama un poligono con tre lati Pensiamoci bene. Triangolo. Controlliamo la risposta. Questo è un poligono con tre lati è un triangolo. Primo livello raggiunto. Allora, adesso ragazzi, provate a fare gli esercizi che vi ho mandato. Gli altri link spero proprio di poterveli condividere a breve. E ripassate, guardate i video e buon lavoro! Vediamo che cosa ci dà come risultato di pagina. Oh, molto bene! 100% corretto. Alla prossima lezione!